Allora, sono con portavoce capogruppo al Senato Vito, ciao. Crucelli. Ciao. Abbiamo visto tre sere fa, insomma, subire da Grasso un'offesa, insomma, questa espulsione ingiusta. Stavi semplicemente lottando, no, per il diritto dei cittadini ad avere rispettato, no, il diritto del lavoro e questa delega in bianco che è stata presentata dal governo, votata con la fiducia messa dal ministro Boschi. Raccontaci il clima, è così come alla Camera due sere fa, insomma, non c'è più motivo di dialogo, hanno dimostrato che sono disinteressati alle istanze dei cittadini, che pensano ancora alle loro poltrone, ai loro privilegi e non vogliono proprio in nessun modo concedere ai cittadini neanche, no, almeno la necessità della sopravvivenza attraverso il mantenimento dei diritti costituiti fino adesso. Cosa dovete fare adesso? Come pensi che, insomma, vi potete muovere anche al Senato e questa cosa qui della cambio della Costituzione del Senato non più elettivo? Guarda, sei stato splendido, l'hai detta tutta e va proprio così. Noi siamo nella condizione di dover combattere contro una maggioranza che viene sostenuta anche da una finta opposizione, che poi spesso è proprio Forza Italia, che fa il bello e il cattivo tempo con provvedimenti che hanno ben poco di costituzionale. E l'ultimo caso è emblematico e poi ha scatenato la protesta che ha portato poi alla mia espulsione. Una delega che dovrebbe essere una delega del Parlamento al governo per operare con strumenti che il Parlamento dà al governo, che si è trasformata invece nel contrario. Un documento che fino all'ultimo momento il Parlamento non conosceva, che era stato modificato dal governo, quindi non più dalla Commissione Lavoro, modificato dal governo, quindi è il capovolgimento della delega. Loro che sono l'esecutivo impongono all'organo legiferante quello che va fatto. Oltretutto, essendo una delega, noi abbiamo criticato che quella era uno strumento in bianco per poter poi cambiare le regole del mercato del lavoro a piacimento del governo con i decreti delegati, cioè quelli attuativi. Questa è stata l'origine proprio della protesta. Poi l'abbiamo dovuta portare con i nostri modi e con i nostri temi. Quando il presidente Grasso, che non è più il presidente del Senato, perché il vero presidente del Senato è Luigi Zanda, il capogruppo del PD, quello che detta la linea e Grasso la segue. Luigi Zanda detta la linea, i capigruppo della maggioranza seguono la linea di Zanda, la presidenza segue la linea di Zanda. E allora Zanda dice come vanno fatte le cose e Grasso fa il pupazzo che obbedisce. Allora, contro un pupazzo ci si prende anche delle libertà che danno fastidio al pupazzo. Il pupazzo non può tollerare che non si abbia un atteggiamento istituzionale. Allora io, per protestare contro un ministro che dice falsità, vado giù e gli appoggio simbolicamente 30 centesimi come 30 denari e gli dico, testuali parole, comincia a utilizzare questi per le tutele che con la tua riforma del lavoro i miei figli non avranno mai. E Grasso questo non lo può tollerare, perché è un uomo del rispetto delle regole, ma le regole ne hanno cancellate. E noi torniamo a dire che invece vogliamo il rispetto di tutte le regole, non soltanto quelle imposte dalla maggioranza. L'abbiamo fatto durante la battaglia contro la riforma costituzionale, l'abbiamo fatto ora e andiamo avanti. Gli è stato detto in tutte le maniere, chiaro, volete il muro contro muro? Certo, noi non ci tiriamo indietro. Voi mentite, dite che volete il dialogo, lo dite quando c'è il discorso pubblico, ma nella realtà poi mettete le fiducia. Noi quello è muro contro muro e noi ci siamo al muro contro muro. Questa cosa che hanno messo in campo, secondo te, è solo la ricerca, come pensano alcuni, di andare anche lo scontro all'interno loro del PD per poi andare al voto e ottimizzare questi sondaggi che secondo loro sono ancora alti e quindi Renzi va al voto in primavera? Oppure realmente queste riforme contro i cittadini le vogliono portare in porto e quindi la legislatura secondo loro la portano avanti? Qual è il sentore secondo te? Ma io ho la netta sensazione che, come hanno già fatto tante altre volte, anche all'interno del PD è tutto un teatrino. I cosiddetti dissidenti, la cosiddetta minoranza del PD poi prosegue a votare la fiducia. Una vera posizione di dissenso non porta poi a mantenere la fiducia, non porta a dire va bene, scegliamo il meno peggio. Stai parlando del senatore Tocci? Sto parlando di Tocci, che si dimette dopo aver dato la fiducia e sa bene che le dimissioni del suo partito non le voterà mai. Ha fatto sempre così anche Sel. Nel momento in cui poteva permettersi di dire di essere forza d'opposizione l'ha fatta, ma sui provvedimenti dove nel voto è richiesta la maggioranza dei 3/5, cioè più della metà, Sel vota col governo, l'ha fatto l'anno scorso in approvazione del documento di economia e finanza, il DEF, lo rifarà adesso sull'aggiornamento del DEF. Perché? Perché c'è in ballo le elezioni regionali in Puglia, dove Vendola non vuole la rottura col PD, e quindi quando deve fare veramente il ruolo d'opposizione si scorda di essere opposizione e vota con il governo. Allora, questo percorso non andrà avanti.
Renzi resterà in piedi fin quando i poteri forti che l'hanno messo al governo saranno convinti che può fare lo sporco lavoro. Non sarà lui e né il PD a decidere. E né tantomeno lo faranno i senatori e i deputati del PD, che sanno bene che se Renzi dovesse stravincere non verranno mai più ricandidati, perché Renzi si porterà tutti i suoi fedelissimi che ancora sono fuori. Allora la legislatura andrà avanti, chi paga? Il paese, perché è ovvio che con questo impianto economico sul lavoro, sul sostegno alle piccole e medie imprese, sullo sblocca Italia, che invece è un'infogna Italia, con questo governo non ne avremo che danni, e questo noi proveremo, come sempre facciamo, a contrastarlo con i fatti, non solo ovviamente. E noi siamo qui per informare i cittadini sulla realtà di quello che succede nel palazzo e cercare il più possibile di svegliare le persone, di informarle, di fargli capire che non possono semplicemente perché erano radicati, no, alla vecchia idea della sinistra, e ascoltando un Tocci credere che ci sia ancora della sinistra lì dentro. È la dimostrazione che stanno fingendo, è il teatrino per tenere la loro base, e poi eventualmente quello che succederà, che se hanno la percezione che non riescono più a tenere, no, il pensiero di quelli che sono rimasti radicati alla sinistra, formeranno la Democrazia Cristiana con gli ex berlusconiani. Quindi ai cittadini dobbiamo dire: informatevi, continuate a ragionare con la vostra testa, spegnete la TV, usate i canali streaming e informatevi, fatevi un vostro ragionamento, un vostro pensiero attraverso la scelta delle fonti. Usate sempre di più i contatti diretti, il passaparola quando è possibile, nei posti di lavoro, nelle scuole, con le mamme e i papà dei figli che vanno a scuola con i vostri figli. È quello che faccio io a casa mia, giù in Basilicata, parlo con chi va a scuola, con i genitori dei ragazzi che vanno a scuola con i miei figli, e uso il passaparola nella maniera migliore possibile. Auguri a voi per il lavoro che fate, un complimento grandissimo.